Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è Massimo Rea. Oggi parliamo di Bitcoin e di ciò che è avvenuto questa notte alle 5 all'incirca in merito all'hackeraggio del oleodotto che vi era stato qualche settimana fa. Andiamo a vedere che cosa è successo. Via! Salve a tutti, bentornati sul canale. Intanto vi ricordo che io faccio sempre un one shot, un video unico per concentrarmi sui contenuti e non a fare montaggi. Quindi un like è gradito se questo formato vi è di vostro gradimento. Allora, intanto parliamo dell'hackeraggio che vi era stato fatto sulle oleodotto per quanto riguarda gli Stati Uniti. Ed coloro che hanno fatto questo tipo di hackeraggio, che erano i Dark Side, sono stati individuati, intercettati ed hanno individuato gli indirizzi sulla blockchain dei loro Bitcoin con cui è avvenuta la transazione. Sono riusciti a ritrovare le password per l'FBI americana e hanno recuperato parte del riscatto che era stato dato. Questo ha innescato su Bitcoin un ulteriore scarico di posizioni, come potete vedere adesso sul grafico. Siamo tornati a toccare di nuovo questo POC di massimo accumulo di ordini, che attualmente è l'ultimo sostegno insieme al supporto statico che abbiamo qui sotto, per evitare che Bitcoin vada a crollare. Però, prima che vi andate a fasciare la testa in merito a ciò, vi voglio mostrare come Bitcoin si sta comportando sia su un'analisi on-chain, come si è comportata nel passato, per evitare che facciate scelte sbagliate. Allora, intanto vi ricordo che le performance di Bitcoin negli ultimi giorni, ecco, vedete, queste sono le percentuali che sta perdendo: un 10% negli ultimi 7, negli ultimi 30 o meno 44, ma da 9 anni a questa parte Bitcoin ha fatto il 586.000%. Da 8 anni ha fatto il 30.000%, da 7 anni ha fatto 4.900%, negli ultimi 6 ha fatto un 14.000% e così via. Quindi, se ci si concentra solo nell'ultima fase, si perde il quadro generale. Quindi, questo è ciò che ci dicono i dati fatti alla mano. Un'altra cosa da tener conto è che ovviamente vi è stato un ulteriore numero di scambi sugli indirizzi, quindi è normale che in questa fase sia ritornato a salire un po' il numero di scambi. Però una cosa importante da notare è che se andiamo a fare un'analisi dei passaggi sugli exchange o meno, vi sono stati tolti Bitcoin dagli exchange. Questo significa che sono stati portati sui wallet in sicurezza, quindi non intenzionati a venderli. Quindi qui sempre chi ha le giuste strategie sta accumulando Bitcoin, non stanno vendendo. Coloro che stanno vendendo sono coloro che sono entrati qui su quando twittava Elon Musk. Seguire i tweet di Elon Musk non è una strategia profittevole. Su Bitcoin, come potete vedere, negli anni i rendimenti ci sono e ci sono anche più di quanto possano rendervi anche il mercato azionario. Però bisogna conoscere le giuste strategie da applicare per poter sfruttare questi rendimenti e non ritrovarsi come coloro che attualmente stanno scaricando le posizioni e perdendo giustamente dei soldi. Questo ovviamente non è un consiglio finanziario, ma per farvi capire che per essere preparati su dei mercati, l'ignoranza non è il giusto approccio. Il giusto approccio è la conoscenza, come in ogni cosa, presumo, nella nostra vita. Più si ha una conoscenza di qualcosa, più si è in grado di essere preparato a qualunque evenienza. Un like, ragazzi, vi rinnovo se questo video vi è stato d'aiuto. Grazie a tutti per essere stati sul canale. Iscriviti se sei nuovo e ciao a tutti da Massimo Rea.